Il consigliere di minoranza del comune di Sala Consilina, Giuseppe Colucci, interviene in merito alle polemiche sull'appello al cosiddetto voto salese apparso su alcuni manifesti sui muri del comune capofila del Vallo di Diano. È un messaggio senz'altro positivo, e lo sarebbe ancora di più se fosse valdianese. Colucci però rimarca un problema: la mancanza di una firma di chi lo ha redatto o commissionato lascia confuso il lettore, perché chi ha interesse deve farsi conoscere e l'elettore deve sapere chi si propone, se ricopre oppure ha ricoperto cariche istituzionali, se ha dimostrato impegno reale per il territorio. Vi è il concreto rischio, continua Colucci, di affrontare le prossime elezioni regionali con grande confusione e disorientamento, perché la gente spesso dimentica che siamo stati sempre abbandonati nelle grandi decisioni e siamo stati sacrificati per interessi superiori dei partiti, anche da parte dei rappresentanti politici del territorio, a vantaggio del Cilento e del Salernitano. Abbiamo visto sempre conquistatori che sono venuti qui per fare promesse, raccogliere voti e poi svanire nel nulla. Ora si chiede il voto salese, conclude Colucci. Vogliamo sapere chi lo chiede